quindi prima partita da campioni d'Europa, ragazzi. Beh, sappiamo che l'Italia ha sempre parecchie difficoltà nelle partite di settembre, perché il nostro campionato, come sapete, parte più tardi. I giocatori sono più in vacanza e iniziano la preparazione più tardi rispetto agli altri. Ciò non è una scusante, per carità di Dio. Partita... Sto leggendo un messaggio. Partita brutta. Ero al lavoro, quindi ovviamente non vi ho fatto la live reaction perché stavo in regia alla Rai e quindi non ho potuto farvi il post partita. Scusate, non ho potuto farvi la live reaction, a parte che sarebbe stata veramente una live reaction scarnosa, cioè piuttosto se fossi andato in live avrei fatto magari un po' di foot e nel mentre avrei commentato la partita mettendola su uno schermetto, però dettagli. Partita brutta, Italia che parte a razzo e trova un gol di Chiesa che è veramente qualcosa di assurdo. Cioè, si è preso palla, se l'è portata, ha fatto la triangolazione, se l'è fatta ridare. Ha fatto un gol bellissimo. Cioè, Chiesa ha fatto 3 gol dall'Austria in poi, uno più bello dell'altro. Cioè, veramente bellissimo. E la Bulgaria, come dà titolo? Un tiro, un gol e Pullman. Cioè, è anche quasi incommentabile questa partita, perché hanno fatto un tiro, un gol, si sono chiusi dietro e la partita possiamo considerarla finita, perché abbiamo tenuto la palla noi, loro non sono praticamente più fatti pericolosi, a differenza nostra che abbiamo avuto qualche occasione. Tra l'altro ha fatto 2 parate sontuose il loro portiere, da cui una su Immobile. E la partita, diciamo che man mano che andava avanti, tanto un caldo boia, è andata un po' a finire come se fosse un po' fine a se stessa questa partita, perché alla fine c'era poco o nulla. Noi che si faceva possesso palla, sti qua non dici dietro il pallone, perché ovviamente e quando sei più scarso fai questo, perché beh, la logica conseguenza. Però nulla, veramente niente questa partita. Immobile, che già vi dicevo ai tempi degli europei, quando ancora non potevamo neanche lontanamente immaginare di diventare campione d'Europa, che Immobile, come lo chiamava Strangelo, Margheritoni, non fa un cazzo. Cioè, Immobile non mi ha di fatto. Si è fatto divino, ha fatto un tiro che ha fatto un grande miracolo portiere, ma non mi venite a dire che le occasioni a Immobile sono mancate. È arrivata una palla al centro area, un rigore in movimento, fa il doppio tocco invece che stoppare e tirare. Immobile nazionale, ragazzi, è un bel punto di domanda. Entra Raspadori che non incide, entra Berardi che non incide, entra anche Cristante che non incide, entra Tolloi che incide sulle gambe dell'avversario, perché sul contropiede si va a prendere apposta, molto intelligentemente, un cartellino giallo. Questa è il riassunto molto, molto spicciolo di questa partita, perché, come vi ripeto, mi stavo per addormentare, giuro, mi stavo veramente per addormentare verso metà del secondo tempo. Partita che ovviamente, diciamo, non penso e non credo avrà ripercussioni sul nostro cammino verso il mondiale. Primo, ci sono più squadre rispetto a prima, e due, abbiamo un girone sicuramente più abbordabile, molto più abbordabile, anzi, rispetto all'ultima qualificazione per i mondiali, che noi molto bene, ma molto 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 bene ci ricordiamo. Prossima partita sarà domenica sera a Basilea contro la Svizzera, e come si dice, permettetemi un po' di paura, perché sarà un po' un viaggio nel tempo. Insomma, la Svizzera che abbiamo avuta nel girone degli europei, l'abbiamo non battuta, disintegrata 3-0. Però, ragazzi, dato che appunto ci conosce benino, io starei un pochino allerta, un pochino, e
ma di sicuro, diciamo, sono sicurissimo che ci lascerà qualche spazio e non giocherà per lo 0-0 o per l'1-1, come ha fatto la Bulgaria stasera. Poi ci sarà la terza partita che è contro Lituania, mi sembra, una squadra così adesso. Non mi ricordo bene, ma sarà una partita veramente di quelli di poco conto. E poi ricomincio il campionato, ragazzi, torneremo con tre partite molto, molto toste: Milan-Lazio, Liverpool-Milan e Juventus-Milan. Già pronunciarle mi prende male. Già pronunciarle, ragazzi, mi prende malissimo. Ok, quindi detto questo, io vi invito cortesemente a lasciare like a questo video, a iscrivervi al canale, e tra l'altro domani alle ore 15, cioè segnatevelo sul calendario, esce un video molto molto retro. Si torna indietro nel tempo. Non vi spoilerò niente, tanto manca poco più di 12 ore e potrete sapere di cosa si tratta. E comunque sia, i campioni dell'Europa siamo noi. A domani.